L'assedio ad Equitalia, a Roma, a Milano, a Torino, con manifestazioni e ferimenti, però nello stesso tempo è l'agenzia a dire è dai responsabili dare a noi la colpa di quello che sta succedendo nel paese. Giulio De Gennaro. È finita così la manifestazione organizzata stamattina davanti alla sede napoletana di Equitalia, regolarmente autorizzata, come l'ha definita la questura, ma annunciata da diversi giorni. A organizzarla un sindacato di base, l'USB Campano, alcuni tra i centri sociali più attivi di Napoli, il partito di sinistra critica, l'ex corrente di rifondato e il cosiddetto CARC, un gruppetto di attivisti che si definiscono marxisti-leninisti e in passato accusati di fiancheggiare le nuove brigate rosse. Arrivano davanti alla sede. I manifestanti, circa 200, chiedono alla dirigenza di chiudere gli uffici in segno di lutto per i suicidi legati alle cartelle esattoriali di Equitalia. I dirigenti rifiutano e più tardi diffondono una nota in cui definiscono inaccettabile l'idea di scaricare. Partono così lanci di uova riempite con vernice contro il palazzo, i manifestanti attuano un blocco stradale, rovesciano cassonetti, formano barricate, poi lo sgombero. 10 i poliziotti feriti, 7 i manifestanti fermati. Nelle stesse ore a Roma, direzione generale di Equitalia nel quartiere Eur, veniva rinvenuta una busta di innesco. Fascicolo aperto in procura e indagini della Digos per il momento. A Melegnano, invece, in provincia di Milano, un imprenditore ha aggredito due ispettori dell'Agenzia delle Entrate durante un controllo fiscale. C'è dunque